volgare, sei un animale. Ehi. No, che cos'è questo spirito? Tu chi sei? Ci dai un batto. E questo è il mio canale. Allora ragazzi, allora perché urlo che non c'è da ridere in mia, c'è da ridere, c'è da... Oh mio Dio. Vabbè ragazzi, stavo dicendo, perché urliamo che non c'è niente da urlare, che domani ci toccherà fare una cosa che ti piace? Ti piace farla? Vuoi tornare nel collegio del 1912? 69! Quindi andiamo, che cosa andremo a fare oggi? Allora... Esattamente, è quello che ha detto Yayao. Brava Yayao, brava. In poche parole, da domani mattina si inizierà questa nostra avventura nel collegio free. Ci sarà una direttrice o un preside, la sorveglianza, cioè avrete tutto l'ambito, quello cattivo. Sarà mamma! E poi ci sarà Simone Cargiuri, il mio hashtag Simboss. Dai, Simo, sì. Ma sono scordiamo, scordo. Non so più abituato. Perché non lo commentano più? Hashtag Simboss. È arrivata? Sono le 8 e mezza. Inizia domani mattina, Francesca. Per ora non puoi fare nulla. A few moments later. Io sto andando a dormire e dovrò mettere il pigiama, se no la signorina sorvegliante si lamenta. Comunque da domani quasi inizio, adesso ancora un po' scialla, posso fare un po' quello che mi pare. Quindi raga, imposterò la sveglia alle 7, perché se non mi alzo alle 7 che succede? Comincia il panico dentro al collegio. Sarò espelluto? Espelluto. Hashtag espelluto. Ciao. Yayao? Lo sai che domani mattina ti devi svegliare alle 7, sì? No, oh, voi state fuori. Oh sì, bella voi mia. Adesso vai a dormire subito. Voi state fuori. Non mi interessa. Adesso vai a dormire. Matti. Buonanotte, Yayao. Matti. Domani mattina alle 7. Buonanotte, principessa. Buongiorno, regà. Buongiorno. Sono le 7 del mattino. Vabbè, Simone e Yayao stanno a dormire. E adesso la nostra preside. Deve essere cattivissima. Sveglia! Sveglia! Forza, bello! Forza! Buongiorno! Sì, devi sistemare questa cameretta immediatamente. Subito! Oh, 5 minuti! E signorino De Bianchi, si muova per favore! Signorina Yayao, forza! Fuori! Sistemare questo porcile immediatamente. Forza ragazza, forza. Signorina Yayao, muoversi. Non vedo che sia ancora alzato qui. Servono maniere forti. Acqua in faccia, forza. No, 10 minuti. Non replichi perché la mando direttamente in presidenza. Ha 3 giorni di sospensione. Quindi si alzi immediatamente. Sistemi immediatamente questa sua cameretta. Immediatamente, signorina. Quale parte non è chiara? Ok, devo passare alle maniere forti, ok, pentola e cucchiaio. Ma non staremo esagerando? Alzarsi! Abbiamo capito, ho capito. Basta. Si alzi immediatamente e faccia i suoi doveri. Dà fastidio quella cosa. Forza signorina Yayao, forza, si muova. Lei rispetta le regole. Si veste immediatamente e scenda giù a farsi le trecce, subito signorina Yayao. Si muova, senza ridere, in questo collegio non si ride. È chiaro? Serissima, sono serissima. Forza. Io non le faccio. Lei le fa le trecce, signorina, perché questo istituto si sta in ordine. Non credo che lei abbia la posizione di poter replicare. Quindi adesso scenda immediatamente e venga a farsi le trecce, a vestirsi in maniera consona. Forza. Avanti. Tirare. Ho capito.
Adesso le manda a pulire il bagno con lo scopettone. Simo, sei consapevole che questa vuole che ti vesti con giacca e cravatta come al collegio? Ma anche tua sorella si starà a vestire così? Non so manco se ci voglio. Vediamo Yayao intanto come si sta conciando. Yayao, ma come ti sei conciato? Non ti ci metti pure lei, guarda. Yayao, sembri uscita dal collegio veramente. Ma adesso devi fare anche le trecce. Oddio no, perché mi fanno schifo. Invece devi farti anche le trecce. Ciao. Ma non lo dovevi fare pure parte te del collegio? Oh no, bella, io riprendo e faccio il mio commento esterno e vi prendo in giro tutta la giornata. Un bacione, Yayao. Ciao, caro. Il letto, per favore. Da questo momento in poi a me il cellulare, grazie. Non ce l'ho. Ce l'hai come il cellulare? Lo tiri fuori immediatamente. Ma non ce l'ho. Signorina, devo smontare questa cameretta? Le do 3 giorni di sospensione. Lavori forzati, quindi o tira fuori il cellulare o si farà 3 giorni di pulizie verso tutto l'istituto. Sì. Signorina, venga a fare le trecce. Questi capelli così scomposti non sono consoni a questo istituto. Bene, bene. Quanto ci godo. E non faccia quelle facce. E questi orecchini vanno tolti. Non sono opportuni. Pure. Per favore, silenzio. Pure. Yayao, ci vediamo tra un po'. Ma che so. Ma dai, ma sembra quella della famiglia Adams. Bravo. Sono belle queste treccine, dai Yayao. Ma sembra quella della famiglia Adams. No, guarda. Mettere a posto tutta la camera, mettere i panni al lavaggio, rifare i letti e poi scendere giù per la colazione. Cellulare, prego. E ci sente? Oltre l'olio per la colazione vuole anche uno stura orecchie. Cellulare. Eccolo lì. Grazie. Adesso sistemi questa camera, immediatamente. Qui non si sta giocando, si deve alzare e sistemare questa camera e rifarsi bene. Sono pronto. Vorrei dare un punteggio alla signorina Ilaria perché già è molto operativa. Metti a posto la cameretta, bello! Ci vediamo giù per la merendina, anzi, per la colazione all'olio. Venite! Ma che gli stai a dare per colazione? Gli sto a dare l'olio. Perché? Il fegato di merluzzo non ce l'ho. Ma che sei matta? Venite! Signorina De Bianchi, venga! Dov'è l'altro, il signorino De Bianchi? Dov'è? Ancora in queste condizioni, lei? Ancora non è pronto? Ancora si sta abbottonando? Ho sistemato l'ultimo. Apra! No. E non sono accettati i commenti. Apra. Signorina, non è che posso fare. Mi dia. Ecco, cominciamo ad usare un vocabolario. Com'è? Tutto ti piace? Di giù. Buono. Signorina De Bianchi, che cos'ha? Apra, si muova. Fa schifo. No, lo bevo. Si muova. Che cosa serve questo coso? Serve per il nutrimento e per svegliarvi, forza. Sono sveglio. Apra. Mandi giù tutto molto bene. Com'è? No! Ok, perfetto. Prego, vado a pulire il bagno, immediatamente. Tazza e con il cosino passa dentro e pulisce tutti i bordini. Prego. Oh, quanto ci godo. Vai. Io già non ce la faccio più con questa. Questa è pia sgrida, urla, fa, ma che è? Gli dai i baffi a qua. Allora, mentre io sto preparando il pranzo, voi passate l'aspirapolvere. Inizio io, ma poi pulisci.
mi sto io pure pulire. Oh, mica è colpa mia se l'hai sfidato. Senza commenti inutili, grazie. Per pranzo vi dico che c'è minestrone e fegato. E bisogna imparare a mangiare tutto. Lei non sa cos'è la povertà. Toccato. Tocca a te. Come sei brava a pulire! Quanto sei stupido! Scusa, non ho capito! Bene, Yayao, qua! Vedo che dormi! Vedo che dormi! Così si rinfresca le idee! Ne riparleremo oggi pomeriggio in presidenza, lei verrà espulso, lo sa, se continuiamo con questo atteggiamento. Bolsini. Oh, devi apparecchiare, bello. Yayao, non è che mo te fai a bella perché non ti dicono niente, mo apparecchi. Su, apparecchia. Oh, signorina. Signorina, guarda qui, ho notato una cosa. Mi dia le mani. Sono qui. Mi dia le mani. Immediatamente. Lei aveva messo lo smalto? Chi le ha dato il permesso per mettersi questo smalto? Io l'ho dato. Lei deve fare silenzio e non interrompere i discorsi che non le guardano. Yayao, apparecchiate bene. Manca una persona. Ah, di lei, scusi. Mi scusi. Sorry. Finita e rivedita. Vuole pure un whisky, un bicchiere di champagne? Signorina, lei stasera le taglio tutti i capelli. Mi sa che ti conviene stare zitta, Yayao. 2 hours later. Allora, raga, chi ci sta di là? La sorvegliante sta dormendo. Quindi noi andiamo a vedere. Sono le 5 e lei fa la staffa tipo riposino perché è vecchia barbuta. Riposino pomeridiano. Quindi ragazzi, vi volevo dire di andarmi a seguire tutti su Instagram, mi chiamo Simone Bianchi, vabbè, sta scritto qui sotto. E anche su TikTok, che mi chiamo I'm Simone di Bibo, scrivete qua. E andate a seguire Yayao. Su TikTok, Ilaria020202. Siete convocati in presidenza immediatamente. Ma che mi ha fatto? Perché? I telefoni sono scomparsi. Non abbiamo più. Vi ho appena visto. Vabbè. Subito! Vi ha beccato in 2 secondi. Ok. Vabbè, Charlie continua a farmi la partita. Io pure. Dai, raga, che quella sarà rabbia. Allora forse non sono stata chiara, ho detto giù in presidenza. Subito! Scendere! Immediatamente! Tutti e due! Questa volta l'hai fatta brutta. Forza, camminare! Vai! Forza! Ciao! Allora, non avete rispettato le regole da questa mattina! Signorino De Bianchi, questa è la sua espulsione! Non ha sistemato immediatamente la sua camera e l'ho dovuto richiamare più di una volta per alzarsi e più tutte... Adesso vieni qui e firma immediatamente che se ne va, forza. O rispetta le regole qui dentro o può anche andare via, decida. Cosa vuole fare? Allora adesso voi decidete cosa fare. Se andarne o restare qui. Cosa vuole fare lei? Queste sono le regole per stare qui in questo istituto. Che cosa vuole fare? Pensa di rispettarle da domani mattina in poi o pensa che può anche andare a casa? Comunque... Non sento che risponde. Comunque. Vorrei una risposta immediatamente se rimane o no in questo istituto. Altrimenti, per favore, non sto parlando con lei. Sto parlando prima con lui.
lui, col signorino De Bianchi. Forse dovrebbe prima chiedere scusa per il suo comportamento, per la sua mancanza di rispetto verso le regole del nostro istituto. Scusi? Però... Per che cosa? Ha capito lei le motivazioni per cui è stato convocato qui in presidenza? Non volevo berre... Non sa neanche parlare l'italiano! Continui, continui, prego. Tanto la figuraccia la fa lei. Non mi fa parlare. No, io la faccio parlare, che non sento le dovute scuse. Signorina De Bianchi. Ho sistemato comunque le cose, il telefono è stato uno sbaglio. Chi le ha dato il permesso di prendere il telefono? Chi? Nessuno. E allora perché lei è andato contro le regole? La signorina, cioè la sorvegliante, sì, era troppo cattiva con noi e quindi abbiamo... La sorvegliante era troppo cattiva con voi perché cosa? Senta, signorina, signorina! Ride, ride bene chi ride ultimo. Chiederemo a casa se vogliono che partecipiate ancora oppure che andate a casa. Ma signor Presidente, quindi che cosa chiediamo noi alle persone? Chiediamo l'aiuto a casa, se volete secondo noi che possiamo continuino restare, oppure che vadano direttamente a casa. Lei dovrà anche ripagare la campanella. Il video per il momento è finito, cioè puoi finirla le fa nevrotica, grazie. Urella, ora ritorno alla mommy. Sta a voi decidere se ci siamo comportati bene o male. Cioè Yaya non l'ho mai vista così, cioè fai così pure a scuola? No. Brava Yaya. Starà a voi decidere se ci sarà una seconda puntata e quindi non verremo espulsi dal collegio per il momento. Bene. Ricordate, la tecnologia sarà sempre con voi. Ma che c'entra, Yaya? Non lo so. Perché ci godo.